Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta nell'angolo letterario il vostro Saint-Etienne. Oggi mi trovo con degli appunti in fotocopia ed anche impressi che conservo dalla mia frequentazione dell'Istituto Samantha Badra di studi buddisti di Roma, quando si trovava nella circonvallazione gianicolense al numero 100 e vi insegnava il nostro caro maestro Geshe Sonam Chanchub, che poi è deceduto in pace riposi nel 2009. Io ci sono andato nell'ultima decada del 90, cioè nell'ultima parte, per un po' durante tutti gli anni 90, soprattutto il finale degli anni 90. Allora qua ci troviamo con degli appunti. Introduzione sommaria alla legge di causa ed effetto, karma. Basilarmente esistono tre modalità di accumulazione del karma: accumulazione con il corpo, con la parola e con la mente. Per ciò che riguarda il karma fisico, devono esistere quattro condizioni perché possa maturare: 1. Il corpo, che viene considerato quale base operante; 2. Il pensiero; 3. L'azione; e 4. Il compiersi dell'azione. Il karma, ai fini della maggiore o minore maturazione dell'effetto, può risultare essere: A. accumulato e compiuto; B. accumulato e non compiuto; e C. non accumulato e compiuto. Per esempio, rispettivamente alle precedenti modalità: A. desiderare di uccidere ed uccidere effettivamente; B. desiderare di uccidere ma non farlo; C. uccidere senza intenzione o perché costretti. Si distinguono inoltre un karma proiettante o introduttore, in quanto introduce alla rinascita, e un karma determinante, che crea le condizioni nelle quali si svolgerà l'esistenza. Anche in questo caso esistono più combinazioni: karma introduttore e determinante virtuosi, che danno luogo, ad esempio, ad una nascita di tipo umano piacevole; introduttore e determinante non virtuosi, che danno luogo ad una rinascita animale spiacevole; introduttore virtuoso e determinante non virtuoso, che danno luogo ad una rinascita umana non provvista di tutte o di parte delle condizioni circostanziali favorevoli alla pratica del Dharma; introduttore non virtuoso e determinante virtuoso, che daranno luogo ad una rinascita animale piacevole, quale quella di un animale da appartamento. Vi è un'ulteriore quadripartizione dell'esito karmico che si riferisce principalmente alla similarità con l'azione compiuta. Si tratta di un'azione virtuosa o di un'azione non virtuosa. Prendendo come esempio l'azione non virtuosa, estremamente negativa, dell'uccidere, avremo: 1. L'effetto principale, la rinascita in uno stato sfavorevole di esistenza; 2. L'effetto simile alla causa, in una futura rinascita si verrà uccisi o si vedranno uccise le persone più prossime; 3. L'effetto simile all'azione, si manterrà la tendenza ad uccidere ancora nelle vite future, moltiplicando così il karma negativo. 4. L'effetto sull'ambiente: seppure verrà ottenuta una rinascita in uno dei tre reami superiori, esseri umani, semidei mondani o dei mondani, ci si troverà in un ambiente carico di tensioni violente. Il karma viene infine incrementato dalla frequenza o regolarità con le quali viene compiuta una determinata azione, nonché dall'intensità della motivazione ad essa relativa. Beh, questo è quanto l'istituto editato nell'istituto Samantha Badra, Roma, febbraio 1994. Chissà noi in Italia che abbiamo fatto durante tutti questi anni per meritarci tutto questo karma accumulato, se è che c'è karma. Poi, vabbè, le quattro nobili verità. Qua c'è un dispiegarsi di tutto: le quattro nobili verità, la verità della sofferenza, la verità sulla sua origine, della sua origine, la verità della cessazione, la verità del sentiero,
lo duplice nobile sentiero, retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retti mezzi di sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concretazione, concentrazione, però è quella che devo migliorare, la concentrazione, appunto. La triple gemma, il maestro, la dottrina, la comunità, i tre sentieri principali, il desiderio di liberazione, la motivazione altruistica, la percezione gnostica, le quattro nobili verità. Le quattro nobili verità. La prima verità è costituita dalla vera sofferenza, dukkha, ovvero gli aggregati fisici e mentali che sorgono sulla base di azioni contaminate e delle afflizioni mentali. Esse comprendono tutte le attività della mente e del corpo, di un essere ordinario, eccezione fatta per quelle generate da pure aspirazioni, meditazioni e così via. La seconda verità è costituita dalle vere origini, samudha, la fonte della sofferenza, ovvero le afflizioni mentali e le azioni da esse contaminate. La terza verità è costituita dalle vere cessazioni, Niroda, l'estinzione della sofferenza e delle sue origini. La quarta verità è costituita dai veri sentieri, Marga, ovvero i mezzi attraverso i quali è possibile conseguire la cessazione. Le quattro nobili verità sono definite nobili, Aria, sia in quanto sono state insegnate dai nobili Buddha superiori, sia in quanto capaci di rendere nobili o superiori gli esseri ordinari. Ognuna delle quattro nobili verità è caratterizzata da quattro aspetti, per un totale di 16 attributi. 1. Vere sofferenze. A. L'impermanenza. B. Il dolore. C. La vacuità. D. La mancanza di un sé. 2. Vere origini. A. La causa. B. L'origine. C. La forte produzione. D. La condizione. 3. Vere cessazioni. A. La cessazione. B. La pacificazione. C. L'auspicabile elevazione. D. Il definitivo emergere. 4. Veri sentieri. A. Il sentiero. B. L'opportunità. C. Il conseguimento. D. La liberazione. Sempre un insegnamento del 94. Poi qua ci sono le lodi a Tara. Alle 21 Tara. Om Gesù Padmadro Malachazelo. Però ecco, è molto largo. Comunque, a parte trovare molto delle lodi a Tara in internet, il mantra di Tara è quello: Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Basta ripetere quel mantra, che è il mantra, diciamo, più importante. Poi vabbè, bisognerebbe recitarle queste cose. E io da molto che non lo faccio, almeno dal 99, con regolarità, poi con la guida di un lama. Che serve molto per la meditazione, e qua si continua a, perché nella prima parte c'erano le 21 lodi, e poi c'è un'altra parte, un'altra sessione, sempre con degli omaggi, delle evocazioni. Poi c'è il Garden Gengyunchi, il Garden Lagiema, che vorrei sapere che cos'è esattamente, perché l'ho studiato, la preghiera in sette rami, tutto questo, però dovrei approfondire la dedicazione del mandala. Qua un'altra versione del Garden Lagiema o Garden Lagiama, il guru yoga di Lamazon Kappa, credo, perché poi ci sono correnti e scuole differenti con varie puja e... Qua c'è un'altra versione in un testo integrale del guru yoga conosciuto come Garden Lagiama, che proviene dalle istruzioni orali della tradizione gentile virtuosa. Il testo stampato come negli originali tibetani, in rettangoli, in strisce. Qua è stato fotocopiato e la pagina ne ha due versioni ogni fotocopia.
Poi che abbiamo qua in questi ricordi, che adesso mi rimetterò a leggere tutto. La meditazione è per i rivoluzionari che, non intimiditi dal vivere, si rifiutano di ridurre la vita alla sola fisicità. Per gli impavidi che desiderano con ardore vivere totalmente nell'integrità, nella libertà da tutti i legami, per i coraggiosi che si battono per una vita creativa e amorevole, per una vita che non sia un'acquisizione personale, ma espressione della fede nel divino, o nella trascendenza, come direbbero i buddisti. Meditazione è essere interi nella totalità, emanare amore, compassione, l'eterna pace dell'unità divina o del Dharma. Poi, preghiera per la diffusione degli insegnamenti in tutto l'Occidente di Yongzhin Ling Rinpoche. Grazie alla forza dell'energia ispiratrice dei tre preziosi gioielli che non ingannano e della sincerità delle nostre pure aspirazioni altruistiche, possa il prezioso insegnamento di Buddha fiorire e diffondersi, penetrando in ogni parte dell'Occidente, per tutti coloro che vivono in quei paesi insieme ai loro seguaci, che sono impegnati negli insegnamenti e che per essi hanno fede e rispetto, possano tutte le circostanze avverse essere disperse e una ricca raccolta di circostanze favorevoli aumentare come la luna crescente, e in special modo coloro che si applicano in metodi per realizzare la diffusione e la fioritura degli insegnamenti del vittorioso, che sono sorgente di felicità e di benessere, possano non essere mai oppressi da interferenze e circostanze avverse, e possa tutto questo accadere spontaneamente, così come l'abbiamo sperato e desiderato. Beh, certo, in realtà sono molte pratiche preliminari e molte guru puja, sadhana, per cui bisognerebbe recitarlo, e forse tutto questo potrà prendere minuti o ore. Io lo volevo fare, ma poi ecco che non so leggere in tibetano, leggere la pronunciazione e la pronuncia. Quindi vi do dei suggerimenti. Questo voleva essere un video di cose lette, e invece vi do dei suggerimenti. Cercate in YouTube le 21 lodi a Tara, poi cercate Guru Yoga, naturalmente buddista, perché c'è anche indù, che è anche interessante, e che in un altro tempo parleremo anche dello yoga indù e della meditazione indù. Però ecco, questo lo faccio con gli insegnamenti del Samantabhadra. Poi la dedicazione del mandala, Guru Yoga buddista, Guru Puja buddista, perché c'è anche Guru Puja indù. Di cercare il Gaden Laghiema e poi basta. Vedo che sono è tutto questo qua. Rituali tibetani, buddisti in generale, alla Vajra Dakini, Kukule, eccetera. Allora, questo è stato un breve commentario a degli appunti sul buddismo che da qualche anno, non da molto, che non rileggevo. Adesso lo passerò a fare, magari vediamo se mi ispiro per cercare delle cose, del materiale, e condividere con voi le ricerche, oppure darvi dei consigli di cosa cercare. E dal 99 che non andavo più nell'istituto Samantabhadra, anche perché hanno cambiato poi sede, adesso non so dove si sono trasferiti, il maestro è morto, sono arrivati altri maestri dal Tibet. Lui era personale discepolo di un maestro che è venuto qua in questa città, e poi era anche maestro discepolo del Dalai Lama, Sonam Geshe Chanchub. Io mi scrivevo con Dukdak Kompo, suo fratello in Dharamsala, e anche che viveva in Karnataka,
però è da molto tempo che anche non ci scriviamo più. Beh, io sono il vostro Sant'Egian. Questo è stato un commentario sui miei interessi del passato sul buddismo, però devo riprendere molte letture. Ho alcuni libri della Mondadori, delle Mediterranee, Feltrinelli, un po' di tutto. Anche di mi interessa commentare con voi qualche scritto di Rainish, molto interessante, soprattutto su Mahamudra. Ciao, ci rivediamo, mi raccomando, comportatevi bene, meditate, che è importante. Forse farò qualcosa sullo yoga. Io purtroppo non è che ho praticato molto, ma mi ha fatto molto bene al fisico. Dovrei riprenderlo a praticare in casa almeno e poi condividere qualcosa con voi. Ciao. Fine.